Allora, questi sono gli abiti che ho deciso di indossare per ricreare, diciamo, l'outfit di Mortizia. Iniziamo dal cappotto nero, io non so se si vede bene, comunque di quelli classici, lunghi, con il collo classico e i tre bottoni là, qua su, che si chiudono, e lungo. Poi, scarpe. Décolleté, io non porto décolleté perché ho difficoltà a portarle, quindi ho optato per questa, che è una scarpa, la si è accappottata, eccola qua questa, nera con il laccetto alla caviglia SO2, fermati! E la particolarità è che hanno questo fiocco sul laccetto, poi tacco e zeppa sono lucidi. Ma molto carine, molto scomode, le ho prese per la laurea. Poi, altro accessorio, borsetta, una pochette nera, deve essere di Carpisa, se non erro. Controlliamo. Sì, è di Carpisa. Ha questo dettaglio, una spilla con brillantini e in argento, e ha la catena su. Questa pure mi è stata regalata per la laurea. Poi, sopra ho scelto questo top estivo, molto elegante. Ha le bretelle che si incrociano sul di dietro, e dietro ha un bel fiocco. Qui sotto diciamo, sotto il seno porta la fascia di raso come sopra e ha una catenella nera. Poi ha di suo sopra è trasparente, però sotto ovviamente c'ha il tessuto. Poi, calze. Allora, una calza nera. Allora, non riesco a mostrarvi il disegno che porta perché è come se fosse un pizzo nero e molto pesante. Quindi vi faccio vedere sulla scatolina come dovrebbe venire l'effetto. È carino, alla fine comunque lei ha quel genere gotico classico, molto elegante, quindi ci sta bene il pizzo. Però come gonna ho scelto questa lunga nera e di velluto semplice, nera, total black nera con niente spacchi, niente, una classica gonna nera. E non potevano mancare degli steli di rosa senza il fiore. Io li ho comprati da tutto 50 centesimi e ho tolto il fiore. Poi probabilmente li legherò insieme con un nastrino viola qua come si chiamano? Le foglie e lo porterò come accessorio, diciamo. Ciao ragazzi, ciao ragazze. Allora, trucco per carnevale Halloween. Mi sono ispirata a Mortizia, uno dei personaggi dei miei preferiti, veramente molto molto l'adoro, ha quello stile gotico elegante, è una dark lady bellissima, mi piace un sacco. Oddio, sta parrucca. Non mi riesco proprio a vedere con i capelli neri, le sopracciglia nere, eccetera. Comunque, il trucco è molto facile da ricreare. Capelli. Molto facile da ricreare. Vi occorre un po' di nero, con un po' di viola chiaro e viola scuro, eyeliner, labbra rosse. Non occorre né la terra né il fard, ma solo tanto illuminante. Come accessori vi posso. Non so, io ho messo questo anello nero, molto, molto carino perché ha tutto questo lavoro molto, molto, molto gotico. Sulle unghie vi consiglio uno smalto rosso come ce l'ho io, ma senza il cuoricino. Vi consiglio di comprare queste. Di solito ovviamente vengono vendute con la rosa sopra. Ma di staccare la rosa e di utilizzarle così, perché Mortizia non gli piace la rosa, ma soltanto lo stelo lei va a tagliare sempre le rose. Io porterò queste qua legate con un laccetto di raso nero comunque, e sarà una parte del mio travestimento. Cosa più? Niente, il vestito ve l'ho fatto vedere, sì, lo monto prima di questo pezzo.
Spero che vi possa piacere questa mia interpretazione del trucco di Mortisi Adams. Se vi incuriosisce sapere come ho ricreato il trucco, seguite il video. E, io vi saluto, vi mando un bacio e ci vediamo nel prossimo. Ciao ciao, in gamba! Ok, ho già fatto la mia base, ricoperto tutto il viso con un correttore verde per annullare del tutto i rossori del mio viso. Poi sono andata per un correttore specifico per occhiaie, le ho coperte. Ovviamente fondotinta, io sono già bianca, molto bianca di mio, quindi ho utilizzato un classico fondotinta, cioè quello che uso tutti i giorni, quando mi metto il fondotinta. Perché non ho dovuto schiarire la mia pelle. Se siete delle ragazze con una carnagione scura, vi conviene comprare un fondotinta con un paio di tonalità almeno un po' più scure del vostro incarnato e stenderlo un po' dove vi serve, se portate maglie scollate, eccetera, comunque dovete scendere sfumando ovviamente fin dove vi serve. Ho coperto delle imperfezioni con il correttore in stick e poi ho spolverato un po' di cipria su tutto il viso. Ora andiamo a truccare l'occhio. La prima cosa che faccio ovviamente è mettere una base. Io sto utilizzando la base della Clio for Pupa. La stendo su tutto l'occhio, dalle ciglia alle sopracciglia. Se siete bionde o comunque avete le sopracciglia non nere e dovete colorarle poi con un ombretto nero, vi consiglio di portare la base anche un pochino sulle sopracciglia, così comunque un fissatore di ombretto, la polvere ovviamente, l'ombretto in polvere e aiuta a tenere il colore sulle sopracciglia. Allora, il primo colore che vado a utilizzare è un bianco perlato. Io utilizzo questa, una confezione della Deborah, e lo vado ad appoggiare su tutta la palpebra, sia mobile che fissa. Preferisco mettere, oddio, colare un pezzettino di polvere. Questo molto shimmer perché anche se è alla fine è un trucco gotico, dark, però lei ha queste luci sul viso, tipo sugli zigomi, comunque su questa zona qua, ovviamente fatte con una luce bianca che le illumina quel pezzo e io per ricrearlo ho preferito utilizzare un ombretto bianco molto shimmer, così l'effetto diciamo che mi aiuta a dare quell'effetto. Poi, primo colore che andrà sotto la piega dell'occhio e un pochino all'interno è un lilla chiaro. Quanto è complicata questa confezione? Il colore è questo. Lo prendo con un pennellino da sfumatura e lo vado a portare vicino sotto la piega dell'occhio, che sporchi anche un po' la mia piega dell'occhio. Lo porto più o meno da qua verso tre quarti della palpebra, in questo modo. Utilizzo un pennellino da sfumatura perché alla fine è una specie di smoky che le hanno creato sull'occhio nella zona esterna, quindi mi aiuta a ricreare anche sul mio questa specie di smokey eye. Su ogni passaggio pulisco il mio pennellino su un panno in microfibra. Poi, terzo ombretto è un viola carico. E lo vado ad appoggiare quasi a mezzaluna al di sopra del lilla che ho messo prima nella parte esterna. Inizio da qua e porto il colore in questa zona salendo. Mi serve un altro po' di colore e continuo a sfumare. Controllo che più o meno le due sfumature siano simili. E a questo punto mi occorre un nero. Allora, io utilizzo questo nero glitterato, ma perché il colore è bello pieno di suo, però i glitter non si vedono.
Lo prendo con un pennellino piccolo, lo porto dalla fine dell'occhio a salire su, come se fosse una linea, la linea di demarcazione del trucco. Poi lo riprendo con il pennello da sfumatura e lo porto nell'angolo più esterno all'occhio, andando a creare questa forma molto scura che vada ad allungare l'occhio, perché comunque arriva fino fuori e quasi al sopracciglio, e a creare questo smoky sulla palpebra. Io inizio da qua e con movimenti circolari porto il colore dove mi serve. Mi concentro nella V, sporco anche al di sopra delle ciglia e continuo a sfumare finché non ottengo un risultato simile su tutti e due gli occhi. Pulisco il pennello sempre sul mio panno in microfibra e sfumo i contorni della sagoma nera che ho appena creato. Ok, ora prendo, se lo trovo, un pennello di questo tipo, morbido, riprendo il bianco, lo porto sotto l'arcata sopraccigliare, giusto nel pezzettino che mi è rimasto, anche un pochino in avanti, anche se l'avevo già messo prima, però con tutte queste sfumature è andato un po' perso, e continuo leggermente a sfumare il nero. Con l'eyeliner vado a creare una linea molto, molto sottile, però che mi contorni l'occhio nella parte superiore. Infine lascio che si sfumi un po' con il nero che ho messo sopra. A questo punto ho matita nera al di sotto, sia all'interno che all'esterno. Vado a contornare bene tutto l'occhio e la sfumo prima leggermente con il dito. Vado a fissare con l'ombretto nero. La sfumo anche. E visto che il pennello me lo permette, porto il nero verso il nero di sotto verso il nero di sopra. Poi, sopracciglia. Prima di tutto le pettino col mio spazzolino. Con la matita nera per occhi le vado a scurire, a innerire. Cerco di essere abbastanza precisa sotto per delineare la zona. Vado a piccoli tratti per cercare di creare l'illusione di peletti. Cerco di raggiungere una punta qui e poi riscendo. Finitelo a punta e sopracciglio. Se è il caso, come in questo, ripettinatelo. State attente a non trascinare troppo il colore. E dopo le sopracciglia, pensiamo alle ciglia. Vado prima a mettere un mascara completamente nero. Io uso questo della Aleppo che sto usando in questo periodo, sia sopra che sotto. E su vado a mettere un mascara, questo della Kiko effetto allungante. Siete esperte, o se l'avete già fatto vi piace l'effetto, vi consiglio ovviamente di mettere anche delle ciglia finte, quelle là allungate verso l'esterno, che sono molto belle. Ok, credo che per gli occhi abbiamo finito. Prendo un pennello da sfumatura e di nuovo l'ombretto nero matto, lo intingo un po' alla volta e creo il contouring al viso. Ovviamente andate per gradi, comunque state lavorando con un ombretto nero. Io inizio a sfumare prima con il pennellino da sfumatura classico. Inizio a usare questo tipo di pennello che si trova in tutte le trussettine classiche, però è molto morbido, quindi mi aiuta a velocizzare questo passaggio. Poi prendo
un kabuki e lo passo in modo da continuare a sfumare questo contouring nero. Ok, poi prendo un illuminante, io uso sempre il solito bianco in polvere, e lo porto a C sugli zigomi e lo vado a sfumare con le dita in questo modo. Allora, non so perché, ma la videocamera gli ultimi secondi, gli ultimi minuti non li ha registrati. Comunque, stavo dicendo, ho preso questo stesso pennello di prima perché è morbido e sto tamponando su questa zona del viso, questa, l'ombretto bianco che ho utilizzato prima. Quindi l'ho tamponato e sfumato contorno occhi, sono salita sopra, l'ho sfumato fino qua. Riprendo ancora il bianco e vado anche sul naso, sempre sfumando, sfumando. Zona del naso. Sempre per il discorso che le illumina questa fascia del viso e non è che posso girare con una lucetta e quindi lo creo con questo ombretto bianco molto glitterato che riflette sicuramente le luci che mi circondano. Ok, anche sul naso. Sfumo leggermente verso sopra qua e verso sotto qua. Ok. Dopo di ciò è l'ora finalmente delle labbra. Prima cosa che vado a fare, le vado a colorare con una matita per labbra, che sarà la mia base. Sopra prima vado a appoggiare questo prodotto della It Style, che è un tuttofare, occhi, labbra e guancia waterproof, cioè resistente all'acqua. Comunque il prodotto si presenta così, è rosso, anzi granata diciamo. Lo prendo con il dito e lo vado a picchiettare sulle labbra. Diciamo che è quasi una tinta per labbra, perché si secca e rimane là e non si muove. Appunto, sopra vado ad appoggiare un rossetto, che è sì rosso, però non è rossissimissimo, ma mi va bene così, sinceramente. Spero che questa idea trucco per carnevale, Halloween, quando vi può piacere ricrearlo, vi sia piaciuta la mia interpretazione. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao, in gamba!